Ciao, se dice ammazza come ti sei ridotto male. E certo, dice per la pelata. E certo, c'ho il problema con la 5-alfa reduttasi. Mazza. Questa è un'enzima terribile che c'è fotte, fotte l'umaschio, fotte l'umaschio. Perché questo enzima praticamente trasforma il testosterone con i suoi cataboliti in androstenedione e soprattutto 5-alfa di idrotestosterone. Dice sti cazzi, e no. E no, perché te calvizi? Perché questo influisce negativamente sulla testa e te fa diventare la capoccia tua con una corona ippocratica, no? Avete presente, che ne so, Gorbaciov? Vabbè, che lui aveva pure la cartina stampata in testa, geografica. Forte Gorbaciov, ha fatto un sacco di cose belle. Oppure, che ne so, il capitano di Star Trek, ve lo ricordate? Belle teste intelligenti. Che possono essere pure molto affascinanti, tra l'altro. Potete vedere, che ne so, Yul Brynner, io sono vecchiotto, oppure, come si chiama quello bello? Cazzo si chiama? Sean Connery, quelli sono belli, anche se hanno pochi capelli. Alla donna gli piace perché gli piace poi il maschio, e il maschio di solito va in pari passo con la calvizie, ma non è il testosterone, sono i cataboliti, quelli che vi ho detto prima. E allora che bisogna fare? Questa è una malattia del cazzo. Perché del cazzo? Perché è connessa all'androgenità, infatti si chiama alopecia androgenetica, e ne soffrono praticamente i maschi. Eh sì, quando si pregiano ad essere virili, dice, certo, sono virile, vedi, la stempiatura alta, perché inizia così, piano piano si diradano i capelli e ti rimane solo la fascetta ippocratica, come abbiamo detto prima. Ma cosa si può fare per questo? Ci sono vari rimedi, ci stanno farmacologici, chirurgici e poi quello che vi dico io, naturale, forte, forte. Allora, questi cataboliti, no? Il 5-alfa di idrotestosterone influenzano il bulbo pilifero male, mentre fanno aumentare gli altri peli che a noi non ci piacciono, come ad esempio i peli del corpo, no? E vedete Dalla, no? Che era l'anello di congiunzione fra la scimmia e l'uomo, no? Lo definiva così, grande Dalla, ci ha dato tanta buona musica. Però, se lo vedete, era un pelatino, però c'aveva i peli come una scimmia praticamente dappertutto, perché proprio questo catabolita del testosterone è attivo, è attivo e aumenta questi peli e leva quest'altri. Non si sa perché, però fa questo effetto. E allora, vedete, Dalla ne soffriva perché aveva sempre il suo bel cappellino e si era messo poi alla fine pure il parrucchino, che sarebbe una bella cosa, no? Perché uno nasconde sta cosa, al posto di andarsi a fare il trapianto dei capelli, si mette il parrucchino e no, però la società c'ha una cultura del cazzo. Nel senso che questo è tutto basato su sto pisello, anche le nascite, no? Ed è così, perché tu non ti puoi mettere una cosa, non ti puoi tingere i capelli come avete visto quello là, il leader politico, quello là che sembra Big Jim, che se li tinge poi si è fatto un po' dei trapianti, perché non a tutti vanno benissimo, però di solito sono molto performanti i trapianti di capelli. Per esempio so che in Turchia li fanno benissimo, cioè, un mio amico mi ha fatto vedere le sue foto, io non credevo che fosse stato trapiantato, sembra Elvis Presley, quindi va bene. Poi tra l'altro so che vanno in Turchia, si fanno pure i denti, in una seduta fanno tutto quanto. Per me sta bene, che sono dentista, non c'ho voglia di lavorare. Il problema è che se vai a farti i denti fuori, poi se si rompe qualcosa, c'è qualcosa, devi ritornare là, quello è il problema, quindi è meglio trovarselo in casa un buon dentista. Però trapianto dei capelli, di solito una tanto, te pigliano una striscetta, poi ti fanno tutta un'operazione tipo bambola, te li ficcano là e quelli hanno un'altra recettività a questo catabolita del testosterone, perché non tutti i bulbi piliferi sono suscettibili a questa catabolita, quindi in quel caso, per la genetica, non gli fa niente, perché il pelo, per quelli suscettibili, tende ad atrofizzarsi perché si blocca una fase. Perciò, praticamente, al posto di stare tanto tempo il pelo in una situazione, a un certo punto, le fasi si vengono raccorciate e lui non riesce a crescere bene né a svilupparsi in maniera atrofica adeguata, per cui diventa sottile, sempre più sottile, e poi nel tempo, subisce una tale diradazione e sfinatezza per cui non ricresce proprio più, e c'è una bella pelata, che di per sé è l'evoluzione della specie, perché insomma non attaccano i pidocchi e tante cose, però questa cultura del cazzo
fa sì che l'uomo deve essere bello giovanile, perché da giovani hanno praticamente quasi tutti i capelli, quindi avere i capelli è un sintomo di giovinezza. E allora la cultura vede in un uomo con tanti capelli una persona giovane e hai tante. Ahimè, ahimè. Però è di per sé una bella cultura del cazzo, perché poi se ci avete fatto, caso, tutto dipende da là. Il pipino è calvo, non c'ha i peli, no? Avete mai visto un uomo con il pipino così? E infatti quello è un problema del cazzo, perché non ce l'ha mai avuto i capelli proprio, manco lui, anche perché sarebbero scomodi quando là si arruffano quando in certi momenti, per cui non sarebbe buono. E questo problema del ca è così, ce l'hanno pure le scimmie, infatti dalla sempre che è l'unione, la congiunzione fra le due specie, c'aveva tutti questi problemi, e le scimmie che hanno tanti peli pure loro sono soggette, a soprattutto macachi e altri tipi di scimmie, sono soggetti alla calvizie, questa calvizie che già è un nome del cazzo pure, calvizie, perché calvizie, la dovrebbe essere femminile e poi ci mettono la E, no? La calvizia allora, però ce l'ha l'uomo, allora dovrebbe essere il calvizio, no, la calvizia, non si capisce, l'italiano proprio ci mette, ogni tanto ci mette una E che non si capisce che è, infatti però c'ha pure un po' ragione, perché la calvizie ce l'hanno anche le donne, che è diversa, perché mentre agli uomini le piglia sta fascia fino a qua, la pelata, insomma, è il nido qua sopra, le donne diciamo che il diradamento è più appartiene più a tutta la chioma, perciò se c'è un diradamento progressivo nel tempo, anche perché cambia lo stato ormonale, quindi pure la donna purtroppo è soggetta, ma sempre questa cultura del cazzo fa sì che la donna non è tollerata, cioè proprio c'è un problema, cosa che invece le donne dovrebbero essere amate anche senza capelli. E poi abbiamo degli esempi di donne bellissime, tipo Sydney O'Connor, che proprio se levano i capelli e sono belli uguali, no? Invece quello che è brutto poi alla fine non è tanto non averci i capelli, ma tanto averceli proprio sconfusionati, io non faccio dire sono proprio una schifezza, però ci stanno questi, cioè, certi che sono ancora peggio, perché c'hanno, siccome soffrono di questo problema del ca, si lasciano quei quattro peli lunghi che come arriva una folata di vento si sparano da tutte le parti, poi tra l'altro non gestendoli, che sono pochi, oppure sono costretti a utilizzare gel e quant'altro, perciò spendono soldi, si ammazzano per tante cose. Ebbene, questi peli per questo complesso che hanno, li lasciano quattro e lunghi lunghi, per cui danno un senso di sporcizia, no? Perché se ci fate caso, quando c'è uno irradiato con la radioterapia o chemioterapia, già tutti i pelazzi così, oppure uno che sta buttato così nella sporcizia, eccetera, che non cura la sua igiene, un barbone, insomma, così, c'ha tutti sti capelli diradati, mezzi buchi, mezzi alopece, così, e non dà un senso proprio di attrazione, perché la donna vuole uno pulito, almeno non sempre, che sempre dipende dai gusti, perché a Roma la donna gli piace, tante volte gli piace l'uomo da puzzare, però di solito ecco, questo spirito di procreazione tende a trovare una persona pulita, perché può mantenere idoneamente meglio la specie, quindi uno va a ricercare uno tutto bello preciso, quindi ci dovrebbe essere un mantenimento della chioma adeguata. Io non faccio adesso, sto solo a parlare così, e quindi è bello l'uomo abbastanza pettinato, oppure che va alla moda, è la moda che vuole, che qua c'hanno la cresta, cioè se rasano da sta parte come ero io da giovane e c'avevano i capelli tanti qua, e invece l'uomo sfigato li perde qua e ce l'ha tanti di qua, e questo è la cultura, sempre questa cultura ti mette in ansietà, soprattutto la donna che poveraccia è costretta a ricorrere a tantissimi rimedi e si stressa la sua vita per una cosa che poi è solo una questione di cultura, perché basterebbe non farci caso e uno eviterebbe tutte le spese che si hanno in farmaci. Per esempio i farmaci, cioè la finasteride che agisce proprio sulla 5-alfa riduttasi, che però tu per avere un po' dei capelli c'hai dei problemi ad altre parti, per esempio se diminuisce il pipino, tante volte si possono avere anche fibrosi al pipino,
Oppure comincia a perdere la libido, ha problemi di impotenza, la ginecomastia, ti vengono delle belle tettine, ma insomma, essendo maschio non fa proprio tutta questa felicità dell'uomo. Quindi uno è costretto a magari migliorare la prostata, perché questa enzima influisce negativamente sulla prostata, però infatti se ne sono accorti così, dando delle cure per la prostata, con questo dice, guarda, ho migliorato i capelli. Però, tutto sommato, io non lo farei, perché insomma, se devo avere le tette e perdere pure la funzionalità, meglio averci pochi capelli, che tra l'altro la cultura, a seconda di che cultura sei, te favorisce questo rimedio. Per esempio, gli Hare Krishna te fanno rasare i capelli, e quella è la religione mia, no? Ti metti là, ti lascio un piccolo codino da questa parte, che tutti di solito hanno i capelli, e sei pure molto figo. Così come sono molto fighi, che ne so, i rapper che si rasano, no? Tante volte la cultura, vedi, è avversa, va in antisonanza con certe cose, perciò allora seguiamo quella cosa, seguiamo quel tipo di cultura. Se tu sei rasato, oppure per fare i tatuaggi, non c'hai i capelli, ti fai dei tatuaggi come appena la ricresce, la rasatura fresca fresca, poca poca di ricrescita, beh, sei un tipo figo, bello macio, bello grosso, e piace, quindi ha speso poco. E se vuoi fare una cosetta così, te la puoi fare senza beccarti dei farmaci, perché se no, per esempio, c'è un altro farmaco, il minoxidil, che si viene usato pure per abbassare la pressione. Però il problema del minoxidil, a parte gli effetti collaterali come ipotensione per chi non soffre di pressione alta, ebbene, gli effetti collaterali sono svariati, ma soprattutto il fatto che se tu smetti di fare questa terapia, ritorni allo stato quo ante e riperdi tutti i capelli, anche se poi non funziona in tutte le persone, ma un 70% ha dei buoni risultati, però non è la panacea. Allora, invece, l'atto chirurgico è il trapianto dei capelli, ma devi pagare i soldi e devi sottoporti a sempre un trattamento chirurgico che può avere le sue conseguenze, e tante volte pure delle cicatrici. E poi se ti radi i capelli a zero, insomma, si vedono tutte queste cose. Insomma, io lo sconsiglierei. Ma adesso è venuta l'ora di spiegarvi il mio metodo, che non è in effetti mio, ma me l'ha detto il mio amico stimabile, grande Luca Speranza, che già il nome ci dà la speranza di avere più capelli. Ebbene, si può ipotizzare, io non so se è vero, ma sto provando e un po' funziona, devo dire, che questa parte del cuoio capelluto, vedete, è molto adesa. Se voi lo pizzicate non riuscite a tirarlo su, mentre altre parti sono più morbide. Allora, essendo molto adeso, con le fasce al cranio, praticamente si ha un problema pure di irrorazione. Ed essendo poco irrorato, il bulbo del capello ne va a soffrire. Allora, noi che facciamo? Noi cerchiamo di irrorare di più questa parte. Come possiamo fare? Come dice lui, insomma, io non ve la dico tanto, perché è meglio che contattate lui e vi fate spiegare, perché essendo una cosa che è partita da lui, ve la spiega lui. Comunque, vi do grandi linee: vi dovete tipo dare dei pizzicotti, oppure favorire l'irrorazione di questa parte facendo dei massaggi, tirando su la pelle. Tant'è vero che lui mi ha contattato perché ha detto: fra consistema, Maurizio, siccome tu hai attrezzature così, fai un apparecchio per me che tiene tirata su questa parte, in modo che si abbia una migliore irrorazione. E quindi inventati tipo un laccio elastico, così, con le apparecchiature che hai. Io ho detto: no, io non le faccio queste cose, sono dentista. E allora lui, bah, si sta preoccupando di trovarlo da altre parti, però lo ringrazio per avermi dato questo spunto. E io dico: iscrivetevi al suo canale, perché dà tanti buoni consigli per la salute, a livello salutistico, dice tante cose buone, etiche. Quindi viva Fruttalia e viva Progetto Ubuntu, con la collaborazione di tutti. Quindi grande Luca Speranza, che ci dà la speranza di averci i capelli. In fondo, in effetti, io suggerisco di fare ogni tanto, quando vi viene in testa, di darvi una grattata con i polpastrelli. Questo praticamente, se voi fate tanto così, adesso mo faccio troppo forte, si arrossa la pelle. Quindi, arrossandosi la pelle, significa che i vasi si dilatano. E dilatandosi un pochettino, che succede? C'è maggiore irrorazione del bulbo, che riceve più nutrienti e più ossigeno. Quindi questo può far bene, anche se c'è questa 5 alfa risultasi che rompe il ca effettivamente. E
Quindi diciamo che se genericamente tende a morire questa cosa, gli date più vita dandogli più supporto di nutrienti. Tant'è vero che c'era un mio amico che aveva tutta la famiglia, tutti calvi, così, perché poi c'è una componente poligenetica in questa situazione, più che altro sta nel cromosoma X. Che invece dovrebbe stare nel cromosoma Y, Y, visto il tema del K, che non voglio dire parolacce, ma c'entra, no, questo tema. Ebbene, è poligenica, quindi lui però diceva che a fine, quando si faceva, si lavava i capelli, si faceva sempre una bella strofinata dei capelli, così una bella frizione al cuoio capelluto, e lui dice: io c'ho i capelli. In effetti io ho cominciato, quando mi ricordo, ogni tanto comincio a fare così, mi faccio un po' dei secondi, una bella stropicciata, e devo dire che da un po' di mesi avevo un aumento della caduta dei capelli, mi si è stabilizzata, anzi diciamo un pochettino me si sono aumentati. Cioè, ho 52 anni, avevo perso tanti capelli, devo dire che questo metodo un po' funziona. Mo' che sia vero non lo so, ma anche un effetto placebo può forse aiutare. Questo vi ho detto, io spero di esservi stato utile. Contattate Luca Speranza se gli farà piacere, gli chiedo il suo consenso, se no cancello il video. Ma credo di sì, perché lui è un grande e ce l'ha, come vi ho detto, la grande speranza anche per i capelli. Un abbraccio, ciao ciao.